Avevo anche un giudice, non uno qualsiasi, ma quello che più spaventava le mafie. Si chiamava Borsellino, ma per me era zio Paolo, così lo chiamavo. Andai da lui dopo la morte di Nicola e gli raccontai tutto, ma proprio tutto. In fondo Nicola non aveva segreti per me. Gli dissi chi erano i capi, quali i politici corrotti e quali erano gli spostamenti inascondibili. Allora la mafia si spaventò davvero, perché doveva vedersela con noi due, con il giudice e la ragazzina. Prima di combattere la mafia, devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi ed il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta, morta davvero. E mi lanciai nel vuoto che la mafia mi aveva lasciato. Ciao, io mi chiamo Rita, Rita Atria. Vengo da Partanna, il paese delle pecore. Non ho ancora compiuto 18 anni e non li compio mai. E le sue testimonianze, lei figlia di mafiosi, il papà ucciso mafioso dai mafiosi e il fratello ucciso mafioso dai mafiosi, ha fatto sì che tantissime persone fossero arrestate. E soprattutto resta il suo diario, una frase bellissima di Rita che scrive: 14enne, vede rivolgersi ai mafiosi e anche considerare che la mafia verrà sconfitta quando ognuno di noi sconfiggerà dentro la mafiosità che gli appartiene, l'arroganza, il sopruso, la prepotenza. Rita Atria si uccise a 17 anni, una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, perché aveva perso ogni punto di riferimento nella vita e nello Stato, dopo aver collaborato con Paolo Borsellino per denunciare la mafia, presente pesantemente anche nella sua stessa famiglia. La toponomastica della città di Napoli aggiunge così un'altra donna alla civiltà della memoria. Partendo dal 15% di presenze fra i nomi di strade e piazze, in questi ultimi anni sono già 36 i nuovi nomi dedicati a donne che hanno lasciato una testimonianza alla società con la loro storia di resistenza e di sete di giustizia. Quindi questa città è schierata, è partigiana contro le mafie e contro le corruzioni, e lo facciamo anche attraverso la commissione toponomastica, che significa intitolare luoghi a persone e storie assai credibili. E oggi siamo davvero contenti perché Rita Atria non è solo una ragazza siciliana, è una ragazza senza confini, perché ha dimostrato grande sensibilità, grande amore, grande sete di giustizia, e quindi da oggi vive ancora di più in tante storie sempre più forti della nostra città, perché questa città sempre di più si sta schierando contro le mafie.